Siamo con la signora Deborah, nissena d'origine, ma che è dovuta espatriare per trovare lavoro a Modena. Qui in vacanza ha fatto il suo percorso in Sicilia, si è trovata bene a quanto pare a Taormina, si è trovata bene in tutto il resto della Sicilia. Un incidente, diciamo, tra l'increscioso e il simpatico a Cefalù. Sì, sabato mi sono recata a Cefalù, io ho un pass invalidi perché ho un problema di salute e nella mia vita mi è capitato di parcheggiare da Bolzano a Taormina, come è successo in questi giorni, senza nessun problema, non trovando un parcheggio adibito ai disabili, ho parcheggiato come prassi in tutta Italia in un parcheggio con le strisce blu, esponendo il mio pass invalidi. Al ritorno dalla giornata di mare ho trovato una multa sul parabrezza. Sono rimasta veramente stupita del fatto. E non so spiegarmi com'è possibile una cosa simile a Cefalù, quando in tutta Italia posso parcheggiare tranquillamente nei parcheggi a pagamento senza dover pagare quello che c'è da pagare, insomma. Ha intenzione di fare un ricorso per reclamare i suoi diritti? Assolutamente sì. Perché spero sia stato un errore, una svista da parte delle forze che mi hanno effettuato la multa. Farò assolutamente ricorso oggi stesso perché non è accettabile una cosa simile, assolutamente.